Montaruli che ha chiesto la parola. Attendiamo che guadagni il centro dell'emiciclo. Prego, deputata Montaruli. Grazie Presidente. Intanto voglio far notare al Governo che stiamo discutendo più ordini del giorno degli emendamenti che erano stati presentati e in virtù del quale voi avete messo la fiducia. Tanto per dire che siamo arrivati ad un livello di ridicolaggine in quest'Aula, mi permetta, che non rende onore al ruolo invece che dovrebbe avere ognuno di voi e ognuno di noi, maggioranza e opposizione. Ciò detto, il mio ordine del giorno tocca un tema molto sentito in queste ultime settimane, il tema degli sbarchi, perché mi deve spiegare qualcuno del governo come fa ad avere la faccia di, nello stesso tempo, prorogare uno stato di emergenza, ma proprio in ragione delle ragioni sanitarie che determinano e con cui voi giustificate la proroga dello stato d'emergenza, continuare ad assistere ogni giorno a degli sbarchi immotivati da parte di persone che arrivano, nel migliore dei casi, da territori non conosciuti, o meglio, dove non si sa dove sia effettivamente la gravità dell'emergenza epidemiologica. Nel migliore dei casi, nel peggiore dei casi, paesi con forte rischio epidemiologico. Tutto questo avviene nell'imbarazzo, devo dire, di questo governo, che non so ancora una volta come faccia a dire che non esiste un'emergenza sbarchi. È vergognoso come la Regione Sicilia, proprio in queste settimane, sia stata lasciata letteralmente sola, e a fronte di un'ordinanza del governatore Musumeci, sacrosanta ordinanza, addirittura il governo abbia voluto polemizzare, dando il fianco a quell'Europa che non ha perso il tempo di criticarla. Ma c'è una coerenza in tutto questo? E la coerenza qual è? È che c'è la volontà politica, non solo in Europa, ma purtroppo anche all'interno del vostro governo, di trasformare l'Italia nel campo profughi di questa Europa. Perché altrimenti non si spiega come mai, anziché prendere le difese della Sicilia, dell'Italia, di Nello Musumeci e di tutti noi italiani, dicendo all'Europa di fare la sua parte davanti all'incresciosa situazione che si sta creando, avete invece fatto la parte dell'Europa andando contro il governatore della Sicilia, che avete lasciato da solo con uno spot che contiene oltre 1.000 in questo momento immigrati a fronte di una capienza molto minore. E mentre agli italiani chiedete sacrifici, mentre agli italiani li rincorrevate addirittura sulle coste, nelle spiagge, sotto l'ombrellone, li rincorrevate perché dovevano rispettare il distanziamento, giustamente, nulla facevate nelle coste invece dove arrivavano gli immigrati clandestinamente. In tutto questo quadro impietoso, dove il governo fa una figura barbina e dove gli italiani escono beffeggiati, ci si mette pure il fatto che tutto questo lo pagano ancora una volta gli italiani, perché l'unica cosa che sapete fare è affittare delle navi, dopo aver dato la solidarietà, il braccetto a qualche capetta all'interno di una ONG. L'unica cosa che sapete fare è affittare delle navi per mettere in quarantena. Affittare delle navi per mettere in quarantena a spese, ancora una volta, degli italiani a fronte della più grande crisi economica che devono sopportare nella storia più recente. Veramente una situazione di imbarazzo. Allora mettete fine, se avete un attimo di dignità, a questo scempio e almeno usate il buon senso. Se ritenete di dover prorogare, peraltro, unico caso in Europa, una situazione di emergenza volta proprio al contenimento del coronavirus, almeno contenetelo il coronavirus, perché le comunico, membro del governo, che parte degli immigrati che avete fatto sbarcare e parte di quelli che avete dovuto spostare, li avete spostati senza aver fatto tamponi, mettendo le nostre forze dell'ordine, gli operatori, i nostri membri dell'esercito in una situazione di rischio senza pari,
mancandogli peraltro di rispetto, creando dei focolai in giro per l'Italia, perché questo è quello che è successo, e alle regioni che tanto criticate, facendogli ricadere il costo dei tamponi che voi dovevate fare. Voi dovevate fare. Quindi, concluda, con questo ordine del giorno richiamiamo il buonsenso, se un minimo lo avete, e richiamiamo la responsabilità di questo governo di fare una cosa sola: bloccare gli sbarchi. Non ci accontentiamo delle navi di quarantena. La ringrazio, deputata Montaluri. Se nessun altro chiede di intervenire per illustrare gli ordini del giorno.